Divertirsi, rilassarsi, conoscere, incontrarsi, tante proposte per passare un'estate assieme, è lo slogan di Monfalcone Estate, la rassegna di eventi in scena da venerdì 1 luglio, teatro all'aperto, cinema, eventi sociali, attività per i più grandi e i più piccoli, concerti e tanto altro. Al municipio di Monfalcone è stato presentato il programma delle tante attività di quest'anno. Sono veramente molto belle tutte e anche sono diversificate, perché l'obiettivo che abbiamo è certamente quello di rendere una città attrattiva per i nostri concittadini, però è anche quello di dare la possibilità alle micro, piccole imprese di lavorare in maniera adeguata, e perché poi assumono anche del personale, e devo dire che anche la soddisfazione di vedere i nostri giovani che all'interno dei nostri format o dei nostri musei riescono a specializzarsi, faccio l'esempio della galleria ma anche del museo della cantieristica, e diventano dei professionisti molto ambiti e rimangono sul territorio a lavorare, per me è stato già un grande successo. Quindi direi tutte le iniziative, ma se scelgo una, in questo momento scelgo sicuramente quella che è un po' la prima del 2022, ovvero Geografie Estate, perché il festival Monfalcone Geografie è una creatura mia e di Roberto Kovacs, e adesso la scelta di portarlo a svilupparsi anche d'estate in spiaggia è la prima in assoluto in Friuli Venezia Giulia. Come sempre il Monfalcone Estate, che si unisce poi l'altro grande valore del Summer Festival, che è sul litorale, parte dai primissimi di luglio e quindi si conclude poi a fine agosto, primi settembre. È un evento quest'anno che è particolarmente ricco, e soprattutto perché l'abbiamo spalmato in tutto il territorio. Chiaramente è importante non essere solamente con il pensiero concentrato nel centro di Monfalcone, ma anche a tutti i rioni, che sono un grandissimo valore per noi.